Katia Paravia cita in causa la provincia di Chieti, accusata di non aver protetto il ponte da cui i suoi due figli, Valentina e Pierpaolo, sono precipitati in auto lo scorso 26 ottobre sulla strada provinciale 33 in prossimità di Miglianico. Valentina e Pierpaolo tornavano dal lavoro da Chieti Scalo verso casa. Io li attendevo e purtroppo Valentina era alla guida della 500 e su quel maledetto ponte è accaduto cosa non so, però non sono più tornati a casa. Io non ho mai creduto a tutto quello che hanno detto, sia sulla velocità e sia sul colpo di sonno. Conoscevo molto bene i miei figli. L'esame delle condizioni stradali ha evidenziato la grande inadeguatezza sia della balaustra del ponte, sia degli elementi di raccordo, carenze determinate dal mancato rispetto della normativa e da un'esecuzione non conforme alla regola dell'arte da parte del gestore della strada. Sono le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, l'ingegner Gianfranco Di Giovanni, incaricato dal sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Chieti nel procedimento penale a carico di ignoti per la morte dei fratelli Pierpaolo e Valentina Timperio. Quel ponte non aveva nessun guardrail. Io mi sono appunto rivolta a questo pool di esperti per chiedere, gridare giustizia nei confronti di Pierpaolo e Valentina.